Allora, buonasera a tutti e benvenuti e grazie per essere qui stasera con noi. Cercherò di essere breve, però prima di iniziare vorrei presentare i miei ospiti e ringraziarli per essere qui. Allora, innanzitutto il sindaco di Lauro, il dottor Antonio Bossone, l'assessore comunale alla protezione civile Annibale Rega, la presidente della provinciale della Croce Rossa di Avellino Sabata Venezia, lo psicologo e volontario di Croce Rossa Luigi Ferraro e il volontario Aniello Nappi, che dopo il dibattito ci illustrerà qualche trucco utile per non trovarsi impreparati in occasione di calamità naturali. Allora, il nostro convegno si intitola Mattone su mattone, costruire una comunità resiliente ed è un'iniziativa che nasce in occasione della settimana del benessere psicologico promossa dall'Ordine degli Psicologi della Campania. Lo scopo è quello di avvicinare i cittadini alla figura dello psicologo, ma soprattutto di fare in modo che le istituzioni siano sensibili al concetto di benessere, che non è semplicemente da intendersi come un'assenza di patologie, ma come una condizione più generale di salute psicofisica. Col mattone su mattone non potevamo non pensare a qualcosa di più calzante in una data come quella odierna, in cui ricorre il 34esimo anniversario del terribile terremoto che devastò l'Irpinia, buona parte della provincia di Salerno e della Basilicata. 2.194 vittime, 280.000 sfollati, 8.848 feriti. Questo è il bilancio terrificante della furia della natura. Il terremoto ha mietuto ancora più vittime di quanto avrebbe dovuto. Un sacrificio che tuttavia ha smosso le coscienze, consentendo la nascita di una normativa e di un sistema di protezione civile tra i più avanzati d'Europa. Tuttavia, non è sufficiente poter contare esclusivamente sull'assistenza dello Stato e dei volontari in questi frangenti. Molto deriva dalla capacità della popolazione di rispondere ai disastri. Essere informato sulle criticità del proprio territorio è il primo passo che ogni cittadino coscienzioso dovrebbe compiere. Segue la fase della preparazione, che aiuta a ridurre e contrastare i rischi, e alla fine di questi step si inserisce quello più interessante, la resilienza. Il termine resilienza è mutuato dalla fisica, ma ha assunto in questi anni un significato importante anche nel campo psicologico. In soldoni, rappresenta la capacità di assorbire il trauma e ritornare alla normalità, come è accaduto con molta difficoltà in Irpinia, come è accaduto a 15 nel 98, in Emilia-Romagna, all'Aquila e ultimamente a Genova. Ma com'è possibile costruire una comunità resiliente? Come possono i cittadini avere parte attiva nella tutela del proprio territorio? Come costruire una cultura di protezione civile? Cosa significa nella vita quotidiana essere resilienti? I nostri ospiti proveranno a rispondere a queste domande. Adesso diamo inizio alla manifestazione introducendo il nostro primo ospite, il primo cittadino di Lauro, Antonio Bossone, che in quanto sindaco è il primo responsabile in tema di protezione civile. Grazie a tutti per l'invito e ai presenti che questa sera sono con noi in una data particolare che ci ricorda un avvenimento molto molto particolare che è il terremoto dell'Irpinia. Io ricordo che allora, 19enne, ventenne, per noi fu una vera e propria tragedia, ma soprattutto fu un momento di riflessione perché non eravamo abituati a un disastro di tale portata e vi fu veramente una problematica grossa che era quella di creare, oltre alla nuova ricostruzione che è stata fatta, e diciamo in parte fatta bene, ma ci sono molti punti oscuri sul problema ricostruzione, in quanto con flussi enormi che arrivarono in quegli anni, noi ancora oggi nelle nostre comunità abbiamo attività scolastiche non antisismiche, strutture come la casa comunale e altre strutture non antisismiche e altri beni pubblici che non sono, diciamo, dopo un disastro del genere, pronti a essere punto di riferimento in caso di calamità. Questo è un problema molto molto serio perché flussi di milioni di euro, allora erano miliardi, sono passati e le amministrazioni che dovevano in quel momento ricostruire, pensando soprattutto a ricostruire
le strutture di funzione pubblica, all'epoca purtroppo questa idea fu deviata. Fu deviata perché si andò in una situazione di speculazione economica, si crearono poteri forti che io amavo chiamarli il partito dei tecnici. È come se in un'epidemia nasce il partito dei medici, cosa negativa per una democrazia che si dichiara tale, ma soprattutto venne alla luce una grande falda. Qual era la grande falda? Il non avere un sistema di protezione civile capace di rispondere a un disastro come quello del terremoto o di altra tipologia. Mi ricordo che era impossibile raggiungere alcune popolazioni dell'Irpinia perché mancava appunto questa struttura di protezione civile, ma anche le strutture di viabilità e di organizzazione. Ci furono migliaia di morti, però da quell'epoca ad oggi è vero che noi ci siamo dotati di una delle migliori protezioni civili europee, ma è anche vero che noi, soprattutto nelle piccole comunità, non ancora abbiamo messo in campo un sistema di protezione civile che sia efficiente per rispondere a tale problematica. Io trovo anche l'occasione stasera di denunciare una cosa vergognosa, che è quella di aver, dopo tanti sacrifici, fatto creare un centro di protezione civile nel nostro comune, nell'area PIP del nostro comune. Ebbene, questo centro di protezione civile di proprietà regionale sta andando in disuso, perché dopo averlo costruito è costato quasi 1,5 milioni, 2 milioni di euro, la Regione Campania non si è preoccupata di fare un collaudo statico amministrativo e nello stesso tempo non si è preoccupato di farlo funzionare. Mi sono recato più volte in Regione Campania, ho chiesto ufficialmente che venisse concesso agli enti locali territoriali, alle unioni dei comuni e alle associazioni. Sabatina Venezia lo sa, ho spinto che si facesse una delibera regionale, che poi è stata di fatto monca, nella quale nella delibera regionale si individuano appunto i soggetti della legge della protezione civile come soggetti richiedenti la struttura. Quindi la Croce Rossa ha fatto domanda, l'ASL ha fatto domanda, ho spinto un po' tutti a fare domande, non mi sono fermato, ho avuto un duro scontro col Presidente della Giunta regionale e con l'assessore Cosenza e è stato fatto in questi giorni, penso fine settimana, ma se non si è fatto in fine settimana, ma i primi giorni di questa settimana, un'interrogazione in Consiglio regionale su come questa struttura, che per noi è fondamentale, perché siamo in un'area ad alto rischio, non solo sismico ma anche Vesuvio, a giorni scorsi è arrivato anche l'inserimento di Lauro nell'area gialla del rischio Vesuvio, ebbene queste situazioni fanno sì che noi ci dobbiamo ancora una volta di più mettere tutti insieme a governare questa grande macchina, che però nasce prima sul territorio e poi nasce a livello regionale e nazionale, che è il sistema di protezione civile. L'assessore Rega sta organizzando questa tipologia di cose, noi siamo riusciti ad ottenere dei fondi, uno per creare il piano di protezione civile che adesso illustreremo, altri fondi serviranno invece per promuovere l'attività di conoscenza del piano e soprattutto far sì che le associazioni presenti sul territorio, oltre alle istituzioni, le scuole e altre tipologie di istituzione, siano pronte nel caso in cui vi è una necessità di agire e di mettere le nostre popolazioni al sicuro. Noi sindaci lavoriamo poco su questo tema, è un'autocritica che dobbiamo fare, perché molte volte, presi da altre situazioni quotidiane, da una macchina burocratica paurosa e dalle risposte che avvengono in una velocità enorme rispetto a quelli che sono i bisogni dei cittadini e un'attività legislativa ormai vecchia e obsoleta, noi che siamo le prime sentinelle del territorio abbiamo problematiche continue,
ma questo non ci deve in nessun modo rendere non colpevoli di una nostra minore attenzione rispetto a queste cose. Noi dobbiamo alzare il livello di guardia, e lo stiamo facendo, rispetto a questa problematica che è appunto quello che stasera discuteremo. Qual è il ruolo dell'ente locale in questa situazione? L'ente locale da solo non è che può fare tutto. L'ente locale ha un ruolo di coordinamento e di responsabilità. Il sindaco è il responsabile di protezione civile sul territorio e spetta al sindaco l'azione di coordinamento, il cosiddetto COC, che poi si trasforma in COM. Io ne ho una, diciamo, un'esperienza in tal senso, perché all'epoca del disastro di 15 ero sindaco di Lauro e all'epoca con Barberi, Agnolone e gli altri si incominciò a discutere dei COC, dei COM. Alcuni nostri dipendenti comunali, penso anche Bruno Manna, fecero dei corsi di SAS Manager ad Avellino, in cui si andava a formare dei quadri professionali che dovevano coordinare e collaborare per far sì che nel caso dell'emergenza si potesse dare una risposta. Di strada se n'è fatta, però bisogna che questa strada sia, se ne deve fare molto di più, ma soprattutto dobbiamo anche avere l'intelligenza, come stasera, di prendere, interloquire con altri soggetti. L'ordine dei psicologi è un soggetto fondamentale, perché noi vediamo che quando arriva, io sono medico, un disastro del genere pesa moltissima nella mente umana e nelle generazioni, soprattutto negli anziani e nei giovani, l'immagine del disastro che si è avuto. Quindi c'è bisogno di un aiuto fondamentale, perché i popoli, dopo queste tipologie, è successo il 15, dopo queste tipologie di disastro tendono a disunirsi, non tendono a perdere la loro entità di nucleo di paese, perché se noi guardiamo il comune di 15, è un comune che aveva una popolazione di oltre 3.000 abitanti, attualmente ha una popolazione di 1.600-1.700 abitanti. Quindi abbiamo visto che c'è stata una fuga dal paese, la paura continua soprattutto in quelli che hanno vissuto quella realtà, e la paura è dentro ognuno di noi. Cioè, quando piove, un esempio, con un non intervento della Regione Campania, io stesso di notte non riesco a dormire, e lo dico con molta franchezza e molta lealtà, perché la paura qual è? È che avendo un sistema idraulico non perfetto possiamo avere da un momento all'altro problematiche di una certa serietà, e quindi Lauro ebbe già un morto l'anno prima, allora era ancora io sindaco, e mi ricordo lo ebbe perché i reggi lagni erano tutto occlusi di una frana che si era avuta a Moschea. L'ho avuto anche forse perché la signora si trovava in un'area che non si doveva trovare, però di fatto è successo che noi abbiamo avuto una vittima. Questa vittima ha pesato moltissimo, non solo a livello collettivo ma familiare. Infatti, se studiamo quello che i psicologi dicono, l'azione che agisce sulla famiglia, una perdita di un congiunto in questo modo violento, si hanno delle problematiche importanti a livello familiare, sia sui figli che sui mariti, che su chi vive collettivamente questa indà familiare, in cui per riprendersi, per tornare alla normalità, è molto molto difficile. Quindi un'azione congiunta della protezione civile, ma soprattutto quello di mattone su mattone, ricreare una mente sgombera da questi episodi violenti, è essenziale nelle aree in cui si verifica questo. L'Italia è un paese, lo sanno tutti, che ha queste problematiche. Abbiamo visto Genova, ma abbiamo visto altre situazioni particolari. È un paese in cui si è fatto poco. Si ha la capacità di prendere i fondi europei e riportarli di nuovo a Bruxelles invece di impiegarli
anche attraverso una cabina di regia, io non dico date agli enti locali, ma datene una cabina di regia capace di mettere in sicurezza i territori senza che i fondi possano essere dati a noi che molte volte, soprattutto le piccole comunità, non riescono ad avere quelle professionalità capaci di spenderli. E allora, che cosa, e concludo, che cosa l'ente locale deve fare in tal modo? In primis dobbiamo impegnarci sempre di più che un qualcosa di virtuale diventa vero, significa la protezione civile diventa una realtà capace di essere pronta nel caso in cui vi sia un'emergenza a rispondere alle esigenze della nostra comunità. Avere le strutture per far sì che questo possa avvenire e soprattutto fare un lavoro di rete con le altre comunità del territorio, perché non è che sul nostro territorio il terremoto viene a Laura e non viene a Taurano, non è che, cioè noi siamo un territorio ormai una sola entità. Questa sola entità non può in nessun modo avere dei buchi neri rispetto a questa situazione che è l'emergenza dovuto a questi grandi problematici sismogeologici, terremoti e altre cose. Quindi i sindaci dobbiamo impegnarci ancora di più, chi è delegato lo deve fare dando una parte del proprio giornale in questo. Ora che abbiamo avuto questi fondi, di mettere in atto il piano di sicurezza e soprattutto anche di diffusione, dobbiamo farlo. La Croce Rossa è un elemento essenziale, potrebbe essere il fulcro di questa nostra attività, il braccio armato nostro insieme anche altre cose, e soprattutto sbloccare quelle strutture che devono essere sbloccate. Di soldi gli enti locali non è che si deve piangere, ne hanno pochi, che certamente non rispondono a questa tipologia di cose. Ormai la situazione italiana è particolare, si sta riscrivendo una finanziaria, io vado a Roma ogni giovedì nella conferenza Stato, Regione, Autonomie, e si tenda sempre di più di unificare i comuni in un solo comune. Guardate che la nuova finanziaria porterà degli elementi fondamentali, perché c'è la volontà ormai di portare i comuni minimo 10.000-15.000 abitanti. Come farà lo Stato? Ma per rispondere anche a tutte queste esigenze, perché la parcellizzazione è una cosa positiva da una parte, ma dall'altra no. Abbiamo visto nelle scuole, no? Se uno guarda le scuole, vedo che nelle scuole c'era il concetto ogni comune una scuola. Errore, non è più possibile. I comuni devono avere scuole strutturalmente efficienti, antisismiche, e il campanilismo va messo da parte, perché non è possibile che abbiamo 7 istituti scolastici nel Vallo di Lauro, nessuno di questi istituti scolastici è antisismico, non sono antisismici. Non è possibile che si dà 1,5 milioni, 2 milioni di euro per ricostruire le scuole e si vanno a ricostruire scuole in ogni comune. Errore, perché queste scuole sono 14 milioni di euro, 7 comuni a Vallo di Lauro, si può creare un'unica scuola per tutti di un altissimo livello e che abbia tutte le specificità. Come succede nella scuola, succede anche nella protezione civile e in altro. Quindi la nostra identità non la dobbiamo perdere, ma è necessità, perché il cambiamento è le riforme di oggi sono già vecchie domani, il cambiamento è così veloce e repentino che la legislazione non è capace di adeguarsi ai cambiamenti in tempi rapidi, ed ecco le problematiche e i buchi neri che si creano. Quindi da parte nostra come amministrazione comunale noi diciamo abbiamo fatto un lavoro, ma non è sufficiente, questo lavoro va sicuramente incrementato, va raccordato e va potenziato in ogni momento, perché bisogna essere onesti. Quando si lavora bene bisogna dire abbiamo lavorato bene. Quando si lavora senza ancora raggiungere l'obiettivo, stiamo lavorando, però dobbiamo lavorare di più, perché bisogna avere questa onestà di dire le cose. Su questo tema bisogna lavorare di più e bisogna lavorare in
concertazione con tutti quelli che sono sul territorio. Io ringrazio l'Ordine dei Psicologi, Ferraro, la Croce Rossa, Valentina, Manna, che hanno organizzato questa serata, perché è fondamentale, perché ci mette in condizioni di lavorare. Io penso che per lavorare non bisogna fare discussioni o critiche, ma bisogna lavorare, perché chi ha la voglia di lavorare, l'ente locale è aperto per lavorare. Chi invece vuol perdere il tempo, l'ente locale non può perdere il tempo perché ha altre cose da fare, tra cui la protezione civile. Quindi noi siamo qui aperti a ogni cittadino di questo paese che vuol dare una sua, un suo non solo aiuto come diciamo soldato, ma anche come generale, come colonnello. L'importante è che si faccia affinché noi possiamo rispondere ai nostri cittadini e soprattutto pungolare gli altri comuni del Vallo di Lauro a lavorare insieme per creare un nucleo di protezione civile di altissimo livello. La struttura ce l'abbiamo, la dobbiamo fare aprire, a costo anche di incatenarci per farla aprire, perché è una struttura eccezionale. Se voi andate a vedere, io sono andato 20 giorni fa, un mese fa, l'hanno ripulita di tutte quelle cose che c'è perché hanno rubato tutto, però è una struttura che è all'avanguardia, prima cosa è antisismica e quindi è la prima cosa fondamentale. Poi ha tutto, dalla mensa alle attività di officine meccaniche, agli uffici, ai collegamenti, a tutto. Quindi dobbiamo fare questo, dobbiamo spingere per avere questa struttura. Stesso tempo collaborare con chi deve far sì che quando arriva un problema di questo, non solo un'azione preventiva degli psicologi, quindi insegnare ai nostri cittadini come affrontare un'emergenza, ma soprattutto come recuperare chi da questa emergenza ha avuto traumi, lutti ed altre tipologie di cose. Ognuno di noi faccia la sua parte, noi la vogliamo fare mettendo a disposizione la casa comunale, che è la casa comune, perché comunale significa comune, di tutta la collettività, e su questo siamo pronti a, già da stasera, a dire che qualcosa è stato fatto, ma che molto si deve fare per raggiungere dei livelli ottimali in grado di prevenire e affrontare questi grandi disastri di cui la nostra nazione purtroppo è continuamente flagellata. Grazie. Grazie al Sindaco per il suo intervento, e prima di entrare nel vivo del dibattito volevo invitare sul palco due volontarie di Croce Rossa del gruppo di Lauro, Titti Nappi e Sonia Laiola. Nelle scorse settimane Titti e Sonia, in collaborazione con il gruppo di volontari di Lauro, ha realizzato una piccola indagine giornalistica. Praticamente hanno raccolto le testimonianze di amici, parenti e di quant'altro, di tutte quelle persone che a distanza di 34 anni erano presenti all'evento e non hanno dimenticato. Titti e Sonia condivideranno con noi queste parole, queste frasi che ci hanno lasciato insieme ad un piccolo file video di immagini simbolo della tragedia. Giulia all'epoca era una donna poco più che ventenne. Si trovava al secondo piano della sua abitazione ad attendere l'arrivo del suo fidanzato per affacciarsi al balcone e salutarlo come tutti i giorni. Ad un tratto il pavimento cominciò a tremare e Giulia pensò si trattasse solo di un camion di passaggio sotto casa. Il piano continuò a vibrare per qualche minuto e lei si affacciò per capire cosa stesse succedendo. E fu in quel preciso istante che realizzò che si trattava di un terremoto, perché vedeva le case oscillare a destra e a sinistra. Si lanciò per le scale cercando di scendere in cortile il prima possibile e mettersi in salvo, ma le risultò difficile perché non c'era corrente ed era già buio. Arrivò in cortile quasi rotolando per le scale senza sapere come avesse fatto e piena di lividi. Nei giorni e nei mesi a seguire, ad ogni scossa aveva sempre in mente lo stesso ricordo, il buio, l'oscillazione dei palazzi. E a causa di una sua zia molto spaventata, con la quale dormiva, fu costretta a dormire per svariati mesi, con la luce accesa, per tenere poi sotto controllo il lampadario in caso di nuove scosse.
Allora avevo 17 anni. Mi trovavo con alcuni amici in una pizzeria di Cicciano, il mio paese, ed aspettavo che ci servissero le pizze. All'improvviso ebbi la sensazione che mi girasse la testa. Velocemente staccai il braccio dal davanzale e, senza capire cosa mi stesse accadendo, vidi scappare i miei amici ed il resto dei clienti e chiaramente mi accodai a loro. Fuori la pizzeria, dove c'è il largo con la chiesa del Corpo di Cristo, notai dei calcinacci che cadevano dalla chiesa ed il lampione, che era di quelli volanti, ovvero tenuto da una corda fissata da una parte all'altra di un edificio, che dondolava in modo evidente. Tutto questo succedeva intorno alle 19:30 circa. Per la prima volta senti parlare di terremoto, che brutta parola. Una parola che vorrei sparisse dal vocabolario, perché vorrei che in futuro non ci fossero più terremoti, ma la natura non si comanda. Detto ciò, vorrei tornare alle ore successive di quella domenica. Dove abito io siamo tutti parenti, e avendo a disposizione il terreno di un mio zio, allestimmo una tenda di quelle militari per trascorrere la prima di una serie di notti fuori casa. Altri si sistemarono nelle auto. Ricordo ancora la mitica Fiat 850 Spider, di colore azzurro, di un mio cugino più grande. Quel terremoto ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi, sia per chi ha perso la casa, sia per chi ha perso un proprio caro, sia per chi come me non ha perso nulla di tutto ciò, poiché rimane sempre la paura che si possa ripresentare in qualsiasi momento e qualsiasi ora della propria vita. Ancora oggi, quando passa un mezzo pesante, la mia casa vibra. Ed il primo pensiero va al lampadario, per capire se sia davvero un veicolo o se è quello che non vorresti mai che fosse. Se ognuno cominciasse ad agire secondo le regole e le leggi che lo Stato ci mette a disposizione, costruendo dove si può costruire, non ci sarebbero più vittime per queste catastrofi. Purtroppo non è così. Ci limitiamo a guardare solo i nostri interessi, senza preoccuparci di chi ci circonda. Per concludere, se non si decide di cambiare rotta, di cominciare ad agire con scienza e coscienza, continueremo solo a piangere vittime innocenti, diventeremo tutti corresponsabili ed attori passivi di una realtà in costante mutamento e, come dice mio suocero, la natura un giorno si vendicherà. Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre fratelli che si trovavano in casa con i familiari ad ultimare i compiti prima di organizzarsi per la cena, quando una scossa fortissima fece sobbalzare tutti dai loro impegni. Spiazzati e spaventati nell'aver visto il lampadario oscillare, uscirono subito all'aperto. Furono momenti di panico. Alcuni vicini piangevano e gridavano perché non riuscivano a capire cosa stesse succedendo o cosa potesse ancora succedere. Stavano tutti vicini sia per combattere il freddo sia per rassicurarsi a vicenda. Presto lo spavento di quel momento e dei giorni a seguire divenne un gioco piacevole per quei tre ragazzi, che per questioni di sicurezza appunto dovettero dormire in macchina fino a che non terminarono le scosse di assestamento. Nonostante il freddo e la poca comodità dell'auto, per loro fu l'avventura più bella, magari per la poca maturità dei loro anni o perché, stando tutti insieme a dormire sotto le giacche, potevano immaginare quello che non c'era e non ci sarebbe mai stato in un paesino come quello. Ero molto piccola, eppure quella sera non la scorderò mai. Nonostante l'angoscia, la disperazione, la paura, bisogna continuare a vivere e ripartire. Mia madre mi racconta spesso che i giorni seguenti furono forse ancora più duri dello stesso terremoto. La mia casa non fu danneggiata, ma tornare sotto quel tetto che aveva resistito generava comunque forti timori. Mia nonna invece era stata costretta ad abbandonare la propria casa e fu confinata nei container, così li chiamava, per ben 10 anni. A fatica trasportò ciò che restava della sua vita in quella casa di fortuna. Ha aspettato che potesse tornare alla sua vera vita e intanto ringraziava Dio di essere ancora viva. Ed è proprio quell'essere grati per la vita che le ha dato nuova energia e forza per andare avanti, quasi come fosse un po' rinata dalle macerie. Intanto mio padre, che quel 23 novembre aveva visto crollare tutto intorno a sé da amici feriti, dopo circa 15 giorni tornò a lavorare al Convitto Nazionale di Avellino, tra scosse di assestamento e container. Sì, perché l'edificio era completamente distrutto e mio padre si era salvato miracolosamente. In quei 15 giorni è rimasto a casa a prendersi cura di noi, ma la sua reazione è stata per me alquanto singolare. Restava spesso in casa a dormire tranquillamente anche durante le successive scosse. Invece di scappare ed uscire fuori, lui era calmo e controllato, come se non gli importasse più del terremoto. Al contrario, ci diceva di non agitarci. Penso che mio padre si sia salvato anche per questo suo modo di reagire, perché non era scappato, ma si era fermato sotto un architrave aspettando che tutto finisse.
Oggi mi racconta che aveva preso coscienza del fatto che un terremoto può accadere così come qualunque altra calamità, ma la cosa importante è essere preparati e sapersi comportare. Lui aveva mantenuto sangue freddo e si era saputo poi rimboccare le maniche per ricostruire ciò che era suo. Ciò che conta è restare vivi, tutto il resto si aggiusta. Vedere è pur sempre vero che conoscere i rischi, fare informazioni e rispettare le regole e soprattutto essere preparati a reagire è fondamentale. Lo dobbiamo a noi stessi ma soprattutto a quelle 2.194 vittime. Ed è in questo frangente che dobbiamo cogliere lo spirito di questa manifestazione. Ci auguriamo che questo sia un momento di incontro e confronto tra istituzioni, cittadini e associazioni, dove si illustri ciò che è cambiato negli anni, ciò che gli stessi cittadini possono fare per essere più forti delle catastrofi, per rialzarsi più forti di prima. Adesso cedo la parola all'assessore Annibale Rega che ci illustrerà appunto come un'amministrazione comunale si prepara alle catastrofi. Buonasera a tutti. Problema per la protezione civile. Scusate un attimo. Allora, la problematica della protezione civile è fondamentale nelle piccole realtà. Quello che abbiamo trovato, insomma, dalla precedente amministrazione, purtroppo era dettato anche da una questione di totale disorganizzazione alla macchina proprio sia da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista proprio di pianificazione di tante attività. Adesso io non voglio entrare nella sterilità magari della questione politica perché la protezione civile è fondamentale. Il discorso è uno solo. Io mi sto battendo da parecchio per creare una struttura intercomunale che sia capace di accentrare i servizi sia per la protezione civile che per la polizia municipale che per l'ambiente. In effetti io leggevo con interesse il fatto di come un'amministrazione si prepara alla calamità. Il problema non è della preparazione ma di chi prepara, cioè avere una competenza specifica in determinate attività. Ripeto, attualmente stiamo lavorando, abbiamo elaborato piani da un punto di vista amministrativo, la documentazione è regolare, trasparente. Il discorso, ripeto, è questo, la centralità dei servizi e la coesione di tutti i comuni, perché qualsiasi evento calamitoso non può essere un evento localizzato al solo comune qui locale di Lauro. Diciamo non vi voglio tediare su ulteriori problematiche che sono di natura amministrativa, perché l'aspetto da un punto di vista amministrativo della documentazione, del piano c'è, è acquisibile, quindi l'attività che questa amministrazione sta cercando di portare avanti è quella della centralità del servizio, della qualificazione e soprattutto della preparazione delle persone che poi devono intervenire in una calamità. Io ho finito. Ringrazio e passo la parola. Breve e conciso, ringrazio l'assessore Rega e passo il microfono alla signora Sabata Venezia, che è la presidente della Croce Rossa di Avellino, che ci spiegherà, ci illustrerà il ruolo della più grande associazione umanitaria del pianeta nel sistema di protezione civile, come forma i volontari e soprattutto come informa la popolazione. Buonasera e grazie a tutti per l'invito.
Innanzitutto voglio richiamare la legge che disciplina il Sistema Nazionale della Protezione Civile, che è la 225 del 24 febbraio del 92, che tale legge ha fatto tesoro soprattutto dei vuoti normativi esistenti all'epoca del terremoto dell'80. Disciplina questa legge i compiti, le problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi che insistono sul territorio, in modo da far fronte alle eventuali emergenze per limitare le conseguenze negative che qualsiasi disastro naturale o causato dall'uomo può avere sulla comunità. La legge 225 del 92 prevede espressamente che la competenza della protezione civile si articola in maniera complessa non solo nella gestione del post-emergenza, ma in una serie integrata di attività che coprono tutte le fasi del prima e del dopo, secondo i quattro versanti di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, individua le strutture operative ed i relativi compiti. Croce Rossa Italiana fa parte di diritto del Sistema Nazionale di Protezione Civile, il che la rende di fatto coinvolta come protagonista in tutte le situazioni nelle quali è chiamata ad operare e svolge le sue attività non solo durante l'emergenza, ma anche durante le fasi di prevenzione e di ripristino, che spesso sono le più delicate e complesse. Il tutto è reso però più facile attraverso la sua capillare diffusione sul territorio e la presenza di personale volontario, sia civile che militare, altamente formato. Chi entra a far parte della Croce Rossa diventa quindi automaticamente parte di questa struttura ed è chiamato a partecipare attivamente agli impegni che dovessero presentarsi sul territorio di competenza. A sua volta la Croce Rossa si è strutturata con una propria legislatura che definisce compiti e regolamenta le attività sia in fase di emergenza che in quella di pianificazione. Infatti, tra gli obiettivi formulati dalla CRI, in linea con la strategia 2020 della Federazione Internazionale della Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, c'è l'obiettivo strategico 3. Prepariamo le comunità e diamo risposte a emergenze e disastri. La CRI si adopera per garantire un'efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed internazionali, attraverso la formazione della comunità, lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace e tempestivi. La gestione sistematica delle emergenze e dei disastri inizia con la preparazione di volontari e staff organizzati ed addestrati, nonché con la pianificazione e implementazione di attività volte a ridurre il rischio dei disastri ed emergenze, anche incoraggiando l'adozione di misure comportamentali ed ambientali e a prevenire e a ridurre le vulnerabilità delle comunità. Gli effetti di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene stabilizzata il prima possibile, consentendo quindi alle persone di iniziare a ricostruire le proprie vite e la propria comunità. L'intervento a seguito di un disastro mira a facilitare il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri. Infatti, Croce Rossa è impegnata nel promuovere l'aumento di resilienza nelle comunità che sono soggette a catastrofi ambientali. Come detto poc'anzi, la CRI non è chiamata solamente ad intervenire quando scatta l'emergenza, ma si prodiga anche nelle altre fasi precedenti il soccorso. Infatti, per esempio, nelle attività di prevenzione e di preparazione delle comunità ai disastri. Infatti, favorisce le attività di prevenzione, preparazione delle comunità attraverso corsi di formazioni su come prevenire e comportarci in caso di calamità, organizzando esercitazioni di evacuazioni con le scuole, con l'intera comunità e istituzioni presenti sul territorio, prendendo atto dei piani di protezione civile di ciascuna realtà. La CRI e la Commissione europea del 22 settembre per 42 giorni ha proposto il Disaster Resilience Journal, è un portale che mostra come individui, comunità e paesi di tutto il mondo stanno aumentando la loro capacità di resilienza in un panorama di cambiamenti climatici, sociali, economici e culturali. La campagna è terminata il 2 novembre.
passando attraverso la Giornata Mondiale della Prevenzione dei Disastri. Nelle attività di risposta alle emergenze nazionali, l'ACRI ha una propria specifica organizzazione. Il coordinamento operativo di uomini e mezzi del settore emergenze è affidato ad ogni comitato CRI, attraverso la sala operativa attiva H24 a tutti i livelli, locale, provinciale, regionale e nazionale. La CRI interviene con personale volontario, civile e militare, col supporto dei CIE, Centri di Interventi di Emergenza. I CIE sono strutture logistiche permanenti che permettono di amplificare la capacità di risposta in caso di necessità, grazie a personale preparato ed attrezzature e mezzi efficienti. I CIE sono strutture logistiche dove sono immagazzinate e mantenute tutte le attrezzature necessarie per rispondere alle emergenze, come tende, brande, coperte, cucine, campali, potabilizzatori. Sono strutture permanenti in cui opera un numero contenuto di personale dipendente specializzato, integrato dai nuclei operativi integrativi per le emergenze, cioè nuclei di volontari CRI opportunamente formati che permettono così di amplificare la capacità di risposta dei centri. In situazioni ordinarie, volontari e dipendenti che operano per SICIE partecipano a corsi di formazione e lavorano per mantenere efficienti le attrezzature e i mezzi di cui la CRI dispone. In tutto il Paese sono stati costituiti 5 CIE, distribuiti in modo tale da garantire tempi di intervento ridotti su tutto il territorio nazionale. Il primo CIE è Centro Interventi Emergenza Centro a Roma, il secondo Nord-Ovest Torino, il terzo Nord-Est Verona, il quarto Sud Potenza, quinto per le isole Palermo e di recente costituzione è il CIE di Salerno. La CRI, in quanto organismo internazionale, è chiamata ad intervenire anche in caso di disastri internazionali. Durante una catastrofe non viene solo compromesso l'aspetto strutturale di una comunità con la caduta di abitazioni o l'impossibilità di accedere ad alcune zone del paese, ma vengono messe a dura prova anche le capacità psichiche delle persone che si trovano coinvolte in una catastrofe. Ed è per questo che da qualche anno la CRI dedica una maggiore attenzione agli aspetti psicologici in emergenza e per questo si è dotata di una squadra cosiddetta di supporto psicosociale. Questa squadra è la forma organizzativa e operativa all'interno della quale operano di massima gli psicologi per l'emergenza, i peer supporter e i soccorritori psicosociali per l'emergenza psicologica CRI. Le squadre si pongono l'obiettivo di dare una risposta alle sofferenze psicologiche connesse al lavoro quotidiano del soccorritore ed espresse dalle vittime degli eventi critici. Proprio l'attenzione agli aspetti, alle problematiche psicologiche che coinvolgono il soccorritore è la peculiarità del ruolo della squadra di soccorso all'interno della CRI. Nelle fasi successive ai disastri e crisi, la CRI assolve compiti ad essa assegnati riguardante l'assistenza alle popolazioni colpite, in particolare in funzione dell'estensione territoriale, del numero delle persone interessate all'evento e dei danni alle strutture sociali. Si rendono necessarie specifiche attività, quali quello poter fare un censimento delle esigenze della popolazione al fine di pianificare le attività sociali mirate a mettere in atto sul territorio mediante appositi programmi di assistenza, allestire centri di accoglienza alla popolazione come tendopoli, moduli abitativi, container, centri gestione di centri di accoglienza anche a medio e lungo termine mediante svolgimento di attività sociali e assistenziali come ad esempio preparare pasti, raccolta e distribuzione di generi di prima necessità, raccolta e distribuzione di versario, assistenza sanitaria con ambulatorio, attività ricreative rivolte a bambini, attività di assistenza e ricreazione alla popolazione anziana ed altre. La CRI garantisce l'assistenza sanitaria in occasioni di grandi eventi. Qualora si verifichi un evento calamitoso, potranno essere adeguatamente soccorse tante più vittime
quanto più le operazioni saranno state programmate secondo i seguenti principi, cioè attuazione attività di recupero di feriti, che viene detta nora di recupero, e il loro avvio presso zone dove siano costituiti filtri sanitari in zona di operazione, il PMA, il posto medico avanzato, allo scopo di distribuire le azioni di soccorso in maniera omogenea e calibrata. Però questo dipende dal personale, dai medici, infermieri, soccorritori che abbiamo disponibili, dalle strutture mobili di soccorso, da reoperanti che è tutto imprevedibile e che vengono monitorate tutto là, man mano che capita, insomma, che si decifra insomma l'entità della catastrofe. Quindi parliamo di ambulanze, di elicotteri, fuoristrade, pulmini, di materiali di soccorso, barelle, materiali da medicazione, materiali di rianimazione e medicinali. Avviamo delle operazioni anche nel più breve tempo possibile. Regolamentare anche le attività dei soccorritori in zone finalizzate fondamentalmente al raggiungimento di tutti i centri abitati presumibilmente colpiti. Predeterminare anche una rete di smistamento, detta nora di evacuazione, verso i centri ospedalieri e strutture sanitarie periferiche presumibilmente non rovinate da feriti gravi a seconda delle specifiche esigenze terapeutiche. Disponibilità anche numerica e nel tempo di personale di soccorso che a turno assicuri le azioni di soccorso senza limitazioni di durata o soluzioni di continuità. Attuazione attività di recupero di feriti, detta nora di recupero, e il loro avvio verso zone dove ci sono i filtri sanitari in zona di operazioni posto medico avanzato, allo scopo di distribuire azioni di soccorso in maniera omogenea e calibrata sulle esigenze locali. Effettiva capacità ricettiva delle strutture ospedaliere, l'attuazione dei piani MAF, massiccio afflusso feriti. La crisi avvale anche dei soccorsi speciali, soccorsi con mezzi e tecniche speciali, operatori polivalenti, salvataggi in acqua, unità cinofile, soccorsi su piste da sci, settore NBCR e attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Allora, io vorrei partire da una citazione, che è quella di Nietzsche. Nietzsche diceva: ciò che non ci uccide ci rende più forti. Ma è veramente così? Cioè, il semplice fatto di essere sopravvissuti ad una catastrofe non necessariamente ci rende più forti, se non riusciamo a trarre dalla situazione in cui ci siamo trovati un insegnamento e un senso. Durante una catastrofe si perde tutto, abbiamo visto anche poi le immagini prima durante il video di interi paesi poi rasi a suolo. Si perdono quindi aspetti materiali, aspetti concreti, ma si arriva a perdere anche aspetti poi emotivi e relazionali. Quindi tutta l'integrità viene persa, compresa poi anche la nostra integrità come persone. Questo poi ci rende, da un punto di vista sia fisico che psicologico, estremamente poi vulnerabili. Che cos'è questa resilienza? È un concetto che negli altri, diciamo, stati o comunque nella comunità internazionale è un concetto abbastanza già metabolizzato e molto più chiaro. In Italia è da qualche anno che si è iniziato a pensare alla possibilità che non solo le istituzioni preposte devono prevenire e agire in caso di catastrofi, ma un grossissimo aiuto viene anche dalla popolazione, quindi dalle comunità direttamente coinvolte dalle catastrofi, dai disastri. Il termine resilienza deriva dalla fisica e in qualche modo fa riferimento ai materiali che risultano più resistenti rispetto, diciamo, a dei traumi. Quindi il termine resilienza è il contrario di, in qualche modo, di fragilità.
Quindi questo tipo di aspetto di resilienza viene applicato poi anche in campo psicologico, quindi la persona resiliente è la persona che è poco fragile. La resilienza però, come ha detto pure poi la Presidente, non è un concetto che si rivolge solo alle persone, ma è in qualche modo poi riguarda comunità, organizzazioni, istituzioni e addirittura tutti interi paesi che poi sono esposti a catastrofi e crisi e quindi che a loro volta poi sono soggetti vulnerabili. Questa capacità, quindi la resilienza, ci permette di anticipare, attenuare, affrontare e superare. Se notate bene, sono poi i quattro punti cardine della legge che istituisce poi la protezione civile in Italia. Questo tipo di capacità ci permette di riuscire a gestire le catastrofi senza però compromettere quelle che sono le prospettive poi a lungo termine. La resilienza quindi è una competenza, è un'abilità che non è innata ma può essere appresa. Il contesto storico in cui ci troviamo attualmente ci espone a nuove vulnerabilità, categorie di persone che prima non lo erano, ora si trovano in condizioni di difficoltà. E mi riferisco naturalmente alla crisi economica che stiamo attraversando, che ha aumentato poi il disagio sociale, il degrado ambientale, che sta con la questione dei rifiuti abbandonati, la terra dei fuochi, eccetera, eccetera, i cambiamenti climatici, no? È sotto l'occhio di tutti che il clima sta cambiando ed è la prova, è questo novembre che ha queste temperature tardo primaverili e ovviamente le catastrofi naturali. Ma quindi come possiamo aumentare la resilienza date queste premesse? Vi assicuro che un modo c'è, è quello che essenzialmente la comunità deve attivarsi in modo che non vengano compromesse le prospettive a lungo termine. E questo è quello che poi distingue una comunità dalla sopravvivenza. Per prospettive a lungo termine si intende quello di mantenere una visione che non annienti né il tessuto sociale, né il tessuto produttivo e neanche il tessuto poi culturale e storico. Un esempio diciamo di mancanza di prospettive a lungo termine sono le cosiddette new town, questi nuovi centri abitativi che vengono poi costruiti lontani dall'epicentro o comunque dalla zona colpita dal terremoto. New town sono state fatte durante poi il post terremoto dell'80, un esempio è Conza della Campania, Sant'Angelo dei Lombardi, che sono stati completamente spostati dal loro originario posto, L'Aquila lo stesso. Questo significa perdere questa prospettiva a lungo termine, significa far perdere alle persone il proprio radicamento nella propria comunità. Cioè, immaginate che a Tokyo, cioè, ogni volta che succede un terremoto, un quartiere poi viene spostato. Cioè, immaginate queste persone lo sradicamento che possono avere. Quindi se queste prospettive diciamo a lungo termine, questa visione di non perdere l'appartenenza al territorio, alla propria storia, alla propria cultura, non vengono compromesse, si riesce ad accumulare capacità che vanno a ridurre le sofferenze o le perdite futuri causate da ulteriori disastri. In questo modo l'aumento della resilienza favorisce il cambiamento e ciò può lasciare spazio a nuovi cambiamenti che si aprono di solito dopo i disordini.
Un esempio è proprio la legge che istituisce la protezione civile. Il terremoto dell'80 vedeva un vuoto normativo sotto questo punto di vista, e quindi in qualche modo si è cercato di porre rimedio istituendola, anche se poi diciamo parecchi anni dopo, un sistema normato con istituzionalizzato di risposta ai disastri. Un altro esempio può essere poi le leggi che impongono la costruzione di abitazioni civili secondo dei criteri poi antisismici. Quindi per aumentare la resilienza occorre che innanzitutto le persone vengano messe al centro, cioè la persona prima di tutto. Che ci sia il rispetto delle proprietà locali, che è appunto proprietà di tutto perché crea appartenenza ad un posto. Aumentare la capacità di pianificazione e di implementare le azioni e le valutazioni, guardando a più livelli, economico, sociale, legislativo e culturale, operare appunto in una prospettiva a lungo termine, collaborazione reciproca tra i vari attori coinvolti, quindi non solo le istituzioni, associazioni, ma anche poi la popolazione direttamente. Conoscere i limiti del proprio territorio e quindi i limiti che una comunità ha, e quindi in qualche modo conoscere anche i propri limiti poi personali, e il consolidamento di leggi e politiche sulle catastrofi. Allora, fino ad ora diciamo, ho parlato di come poi è possibile aumentare la resilienza, ma una comunità resiliente che caratteristiche ha? Innanzitutto è una comunità che è informata sui rischi del proprio territorio. È notizia proprio di oggi che ci ha dato il sindaco che a Laura adesso, oltre ai rischi classici sismico e idrogeologico, abbiamo anche quello diciamo del Vesuvio, che siamo entrati poi nella zona gialla, diceva. È organizzato, cioè le istituzioni e la popolazione sanno come comportarsi, ognuno conosce bene il proprio ruolo, è impegnata nello sviluppo delle politiche locali per ridurre i rischi, cioè la comunità non è un attore passivo e delega solamente alle istituzioni o alle associazioni, ma ne prende parte attiva. Cioè, il problema qui in Italia, sotto certi punti di vista, è che la risposta ai disastri viene demandata a strutture esterne, non coinvolgendo poi la popolazione in prima persona. È una comunità resiliente, è una comunità che è connessa, cioè ha la capacità di attingere non solo alle proprie risorse interne, quindi all'interno della comunità, ma è capace di guardare anche alle risorse esterne, di attingere da altri attori un aiuto. È flessibile, è ricca di risorse ed è in grado di accettare le incertezze e di rispondere in maniera proattiva, cioè capace di prendere insegnamento dai cambiamenti, e in più è l'ultima cosa, poi è capace di gestire le sue risorse naturali in maniera nuova e sostenibile. Quindi diciamo queste sono le caratteristiche principali di una comunità resiliente. Io adesso vi lascio con un interrogativo, nel senso chiediamoci se la comunità di Lauro è una comunità resiliente, in cosa noi non lo siamo e in cosa poi noi possiamo migliorare, perché poi è solo su questo, cioè solo informandoci e preparandoci adeguatamente possiamo poi riuscire poi a reggere e in qualche modo poi a superare quelle che sono le catastrofi naturali, perché a parte diciamo alcuni disastri naturali che sono ad opera dell'uomo, altri come il terremoto sono imprevedibili e sono ineludibili, quindi ci sono, quindi è in qualche modo è anche ci aiuta ad essere resilienti, anche a prendere coscienza che un terremoto ci sarà. Cioè, già, so che può sembrare forte in qualche modo, però è così. Il fatto di volerlo
dimenticare è comprensibile, soprattutto per quello che poi è stato il terremoto dell'80 qui a Lauro, comunque in tutta l'Irpinia, ma è una cosa che noi non possiamo in qualche modo dimenticare, ma un modo per riuscirci poi a risollevare e tenerlo presente, tenere presente quelli che sono poi i nostri limiti sotto certi punti, cioè, sotto certi punti di vista. La parola al volontario CRI Agnello Nappi, che ci illustrerà quali sono i comportamenti da tenere in caso di emergenza per non farsi cogliere impreparati. Allora, buonasera. Come dicevano il presidente Venezia e il dottore Ferraro, oggi in Italia è demandata un po' l'attività di risposta alle catastrofi, alle emergenze, agli enti che si occupano di questo, in questo settore, svolgono le loro attività. Di sicuro le calamità si dividono, tutti i tipi di calamità si dividono in due macro settori, insomma, prevedibili e imprevedibili. Molte volte l'uomo ci mette la mano, insomma, spinge un po' affinché queste accadano. Però in tutti e due questi macro settori ci sono dei punti in cui la popolazione può rispondere per diventare resiliente preparandosi. La protezione civile in genere prende spunto dagli eventi che sono successi in precedenza, per esempio il terremoto dell'80, che stasera anche in un certo senso celebriamo, ha fatto scuola affinché gli stessi errori non si ripetessero nel terremoto dell'Aquila. Quindi è da questi eventi chi si occupa di risposta alle emergenze può dare dei consigli alla popolazione, che poi è l'utilizzatore tra virgolette finale dell'impatto alla catastrofe. La Croce Rossa, che entra nel sistema di diritto, nel sistema di protezione civile, si prepara, così come i Vigili del Fuoco, così come i Carabinieri, ma l'utilizzatore finale è colto impreparato, perché molti eventi sono non percepibili o quantomeno accadono all'improvviso, ma si viene impreparato perché non sa come comportarsi. Questo che vedete qui è l'insieme di un'esperienza che fondamentalmente è un piccolo zaino, ma è frutto di un'esperienza di quasi 50 anni. Questo è il fattore, il minimo comune che va bene per tutti i tipi di catastrofi. In America viene chiamato safety bag ed è uno zaino di emergenza. Dopo vedremo il perché questo zaino può essere tanto tanto utile, e all'interno di esso troviamo cose molto semplici, cioè dell'acqua potabile ovviamente, una torcia, del cibo a lunga conservazione, un telefono cellulare con carica batteria, una copia delle chiavi della casa e della macchina, una radio con delle batterie ricaricabili, degli strumenti per la sanificazione e l'igiene personale, un piccolo kit di primo soccorso e una copia di documenti. Questo in genere è il kit base. Perché questo è una cosa fondamentale, è un safety, che gli americani definiscono uno zaino di salvezza, di salvamento per essere precisi. Perché durante le catastrofi, io ho preso ad esempio le due che possono più interessarci a livello geografico nei nostri territori, il terremoto e le alluvioni. Perché questo? Innanzitutto ci sono dei protocolli, per così dire, da seguire quando ci viene colpita all'improvviso da un terremoto, e sono che cercare riparo. Molte persone hanno perso la vita perché cercavano di scappare dalle proprie case. È un istinto, questo è dettato dall'istinto dell'uomo di mettersi in salvo. Però l'esperienza ci ha insegnato che le scale per uscire dai palazzi sono i posti in quel momento più pericolosi. La prima cosa a crollare in un edificio sono le scale. Quindi cercare riparo sotto le architravi, i muri maestri,
i tavoli, anche un tavolo può offrirci un riparo. Dopo la fase acuta del terremoto, spesso è capitato, per questo noi diciamo di chiudere gli interruttori, cioè la corrente elettrica, il gas e i contatori dell'acqua, perché spesso quando lasciati aperti diventano fattori di rischio e dopo un sisma creano l'emergenza nell'emergenza, quindi esplosioni, incendi o addirittura allagamenti forti. Si esce quindi dall'edificio alla fine della scossa. È molto fondamentale, anche se i primi secondi dopo la fase acuta del terremoto, cioè della scossa, sono quelli che più mettono in agitazione le persone, e non bloccare le strade. Non bloccare le strade significa che ognuno di noi cerca di raggiungere quello che secondo lui è un posto sicuro. I posti sicuri esistono durante un terremoto e chi li ha stilati è l'amministrazione comunale. È buona norma per tutti noi prendere il piano di protezione civile del proprio comune e capire dove i tecnici che deputati poi alla pianificazione della risposta alle emergenze su quel territorio hanno stabilito i punti sicuri e come arrivarci. Perché non bloccare le strade? Perché spesso si intracciano i mezzi di soccorso. Non usare i telefoni. Non usare i telefoni. Non so se ne siete a conoscenza, ma nella cronaca del terremoto all'Aquila c'era una piccola frazione del comune di Onna che fu raggiunta dopo dai soccorsi. Semplicemente perché molto isolata, e nessuno di chi erano poche case, nessuno di quelli si riusciva a mettere in contatto con i numeri di emergenza perché le linee erano intasate. Funziona così che dopo il terremoto, dopo la scossa, le apparecchiature che ci permettono di usare i telefoni, quali i ripetitori, le antenne eccetera eccetera, vengono in parte danneggiate. Quindi il grosso flusso di telefonate che in una situazione normale possono passare di là, in una situazione di precarietà della struttura stessa telefonica diventa la metà. Le alluvioni. Questo territorio è stato segnato da eventi alluvionali. L'evento alluvionale, a differenza del terremoto, è un evento prevedibile, perché ci sono molti fattori che giungono alla vera e propria alluvione, ovvero le precipitazioni piovose, il livello dei fiumi o quantomeno delle strutture che servono per far defluire le acque, ma spesso qui l'uomo ci mette la mano. Questo è una fotografia anche recente, questa è Genova. Questo è un canale di scolo delle acque, i cosiddetti lagni. Questi lagni vengono otturati in pratica dai rifiuti. I rifiuti che ce li ha messi lì l'uomo stesso. Quindi è l'uomo stesso a creare danno a se stesso. Attenzione anche a questo. Questo è un segnale molto importante perché a seguito di sempre delle catastrofi, il cercare di mettersi in salvo, quindi lo scappare dal luogo della catastrofe, spesso non si dà, nelle alluvioni non si dà occhio a questo segnale qua. Parecchie persone nelle alluvioni sono rimaste intrappolate o anche hanno perso la vita nei sottopassaggi. Quindi non prendere mai un sottopassaggio quando c'è una forte pioggia o un'alluvione, perché quel segnale lì ti indica che è possibile allagamento in caso di forti piogge. Ovviamente in tutte le calamità che
più ci possono interessare, ci sono molti fattori comuni da, che deve adottare un resiliente, cioè essere preparato con il safety bag e avere tutto quel materiale dentro. Perché? Perché dopo un terremoto e dopo un'alluvione non si può bere acqua. Le falde acquifere dopo un terremoto e dopo un'alluvione sono inquinate, non si può bere. Quindi nei primi momenti, almeno che dopo che non giungono i soccorsi e vengono lì col potabilizzatore a portarci l'acqua, l'acqua non si può bere. Di sicuro non ritorno in casa terremotata a riprendermi una bottiglia d'acqua, perché è pericolosissimo entrare in una casa che è crollata. E soprattutto non si può mangiare il cibo, più per le alluvioni, che è stato a contatto con l'acqua. Il cibo bagnato non si può mangiare. Quindi preveniamo, tenendo del cibo che è anche a lunga conservazione nella safety bag. Signor Sindaco, questo è a nome dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania per la sensibilità mostrata rispetto, diciamo, alla tematica del benessere psicologico. Adesso Lauro è diventata in qualche modo poi una città amica del benessere psicologico, sperando che poi questa sia la prima di un percorso verso il migliorare poi il benessere psicologico poi dell'intera comunità. Io a nome mio della comunità di Lauro ringrazio l'Ordine degli Psicologi e ritengo che il primo mattone è stato messo, quindi costruiamo il muro. Grazie. Vorrei approfittare di questo momento conclusivo della manifestazione per tirare un po' le fila di quanto detto finora. Queste due ore circa trascorse insieme ci hanno permesso di affrontare la questione delle emergenze derivate dalle catastrofi naturali da diversi punti di vista. Quello delle amministrazioni locali con l'assessore che ci ha spiegato in che modo vengono messe in campo e schierate le risorse comunali. Quello delle associazioni con la presidente della Croce Rossa che ci ha spiegato come funziona la macchina dei soccorsi e della protezione civile, di cui la Croce Rossa è parte integrante. Quello delle risorse personali e di comunità, come ci ha spiegato lo psicologo Luigi Ferraro tramite il concetto di resilienza. E infine abbiamo esplorato concetti più pragmatici che ci hanno consentito di capire da cittadini come possiamo comportarci per limitare al massimo i danni che le calamità causano e come reagire correttamente grazie ad Agnello Nappi. Tutto il percorso di stasera segue un unico filo conduttore, che è quello della conoscenza. Quindi conoscere il proprio territorio e i rischi ad essi connessi, conoscere quali sono i comportamenti e anche il materiale da tenere pronto in casa ed infine conoscere in quale modo lo Stato viene in nostro supporto. Questo ci consente di limitare quanto più possibile i danni che un evento assolutamente imprevedibile come una catastrofe naturale può arrecare a una comunità. Inoltre, la resilienza rappresenta quel carburante che spinge i cittadini a ripristinare in tempo più o meno rapidi l'equilibrio precedente, rimanendo però consapevoli di quanto è accaduto. Il mio augurio è che l'informazione che abbiamo fatto oggi e che faremo in futuro, il ricordo di quanto è avvenuto 34 anni fa, sia un carburante ottimo per rendere i cittadini di Lauro, del Vallo e tutti i presenti più attenti ai propri comportamenti e più predisposti a costruire mattone su mattone una comunità resiliente. Ringrazio nuovamente tutti i presenti per averci ascoltato e per aver interagito con noi. Vi do appuntamento alla nostra prossima iniziativa. Buona serata.